Ehi, la Pokéfanatici, bentornati con questa nuova parte del mio Let's Play a Pokémon Rumble World! Siamo finalmente tornati su questo gioco, con questo Let's Play dopo tantissimo tempo, che non ci mettevo le mani sopra. Per voglia, per mancanza di tempo, insomma, dovevo avanzare al grado 20 per sbloccare le nuove mongolfiere, ero al 18 e non mi andava di farmi le partite singole. Alla fine ho trovato la voglia e il tempo ed eccoci qui. Mongolfiera nera e mongolfiera bianca con Reshiram e Zekrom costano 70 poche diamanti l'una e sono molto costose, quindi credo che tra un po' dovrò shoppare di nuovo i poche diamanti. Che bello. Comunque, abbiamo preso quella nera, credo, e possiamo, sì, quella nera, possiamo dirigerci subito a fare i primi stage. Vediamo un po', vediamo un po'. Chi ci esce oggi? Chi ci esce? Pignite, Bosco Venti in pazza entrata. Comunque, notate per caso qualcosa di strano? Esattamente, ho un Latios. Nelle mie partite singole, per avanzare di grado dal 18 al 20 e sbloccare le nuove mongolfiere, mi sono dovuto fare un po' di stage arretrati. Ho reclutato, oltre al Latios, altri 4 boss, non leggendari ovviamente. La cosa divertente è che quando registro non recluto nessuno, quando non registro, boss a non finire. Poi ho reclutato proprio Latios di leggendario, che è il mio preferito, quindi sembra quasi un segno del destino. Inoltre un altro piccolo cambiamento è il layout intorno ai due schermi del 3DS. Come potete notare, ho tolto quello sfondo arcobalenoso e ho messo questo che è ufficiale del gioco, sarebbe il wall con le nuvolette, che è proprio ufficiale del gioco Pokémon Rumble World, dato che comunque quando iniziai il Let's Play era il day one del gioco e non c'era molto materiale grafico da mettere, dato che era appena uscito il gioco, quindi non si trovava niente. Adesso ormai sono passati diversi mesi, c'è anche chi l'ha finito il gioco, io sono indietrissimo, però adesso c'è il materiale da utilizzare, quindi questa è la nuova grafica. Ho anche aggiornato le miniature, se non ve ne siete accorti. Andate a vedere le miniature delle vecchie parti, sono tutte quante state aggiornate, secondo me sono molto più carine così. E ovviamente penso avrete notato questo cambiamento anche vedendo la miniatura di questa parte stessa. Quindi sì, tanti cambiamenti, tante novità. La prossima parte, quella in cui faremo la mongolfiera bianca, dovrebbe arrivare tranquillamente nei prossimi giorni, perché oramai posso registrarle con calma, ho tutte le possibilità di farlo. Purtroppo Latios sta morendo, quindi mettiamo un altro boss che ho preso, Heracross. Questo è uno degli altri boss che ho preso. Per quanto riguarda la mongolfiera origine, che è quella subito dopo la nera e la bianca, quella di Mewtwo, ci vuole il grado 25 purtroppo. Ora, salire dal 18 al 20 non è stato difficile, ci ho messo poco, 20 minuti, mezz'ora. Ecco, salire dal 20 al 25... Dovrò approfittare dei miei momenti liberi per farlo. Però tranquilli, è estate, tra un po' dovrò viaggiare, quindi qualcosa da fare nel treno, devo trovarla. Potrei ovviamente grindare il grado di Pokémon Rumble World e salire al 25. Che cosa brutta però, eh? Magari con i pochi diamanti si potessero anche, insomma, far avanzare i gradi, perché quello non è un problema, basta shoppare le Nintendo eShop card. E siamo al boss, Pignite, con Heracross, giustamente, mi sembra proprio la scelta più giusta. Devo vedere se Pignite fa mosse di tipo fuoco o fa mosse di tipo lotta, perché se fa mosse di tipo lotta siamo a posto. Fa mosse di tipo lotta, perfetto, allora non è un problema stare con Heracross. Tuttavia mi sta dando fastidio lo stesso, sono a metà vita. Ah, devo fare il cambio! Oddio, oddio, non morire, non morire, non morire, non morire... Vai, cambia, cambia. Chi mettiamo? Mettiamo Hydreigon, Nidoqueen. Mettiamo Nidoqueen, dai, non mettiamo subito Hydreigon. Cavolo, sono appena tornato, basta usare Hydreigon. Abbiamo sconfitto Pignite! Lo reclutiamo? No! Ovviamente no, perché sto registrando, quindi non recluto niente. Figuriamoci, ma figuriamoci! Ah, Nidoqueen, tra l'altro, è un altro boss che ho reclutato, quindi ho reclutato Latios, Heracross, Nidoqueen... E un altro, altri due non mi ricordo, che poi vi farò vedere forse più avanti. Grado 21, che bello! Dai, speriamo di portarci avanti con queste due parti, con questa e la prossima. Speriamo di riuscire ad arrivare almeno al grado 23. Speriamo, così altri due gradi me li faccio da solo, dai dai dai. Beh, sta di fatto che oramai non devo più farmi 5 gradi, devo farmene 4. Ottimo, già è un passo avanti. Proseguiamo, andiamoci a fare un altro po' di mongolfiera nera. Paghiamo due poche diamanti, stanno inesorabilmente finendo.
Devo shoppare subito, subito, subito. Altri 500 me li posso comprare tranquillamente, sperando che bastino per finire il gioco. Ora, Quagsire, arriva tranquilla entrata. Mi sta bene, mi sta benissimo. Che bella nebbia che c'è. Comunque usare Latios mi gasa troppo, ragazzi, non potete capire l'emozione che ho avuto nel trovare e nel reclutare il mio leggendario preferito. È stato troppo bello. Il bello è che stavo giocando anche in maniera abbastanza scazzata, perché comunque non mi andava di... Non mi va di giocare a Rumble World se non registro. Intanto abbiamo preso l'ombre speciale. Poi è uscita la modalità Chance, o Change, non mi ricordo mai se c'è scritto Chance o Change. Diremo Fever, perché esce Fever nel gioco americano, quindi diciamo così. Comunque quella con tutti gli arcobaleni, no? Avete presente? Esce Latios. Ho usato colpo sicuro per andarci, ovviamente, figuriamoci se me lo facevo scappare. E quando, ragazzi, ho battuto Latios, si è rimpicciolito ed è rimasto lì, per terra. Mi si è aperto il paradiso all'improvviso e faccio anche rima. Ragazzi, è stato bellissimo reclutare Latios. Troppo. Ora, se recluto anche Dialga, siamo a posto, perché Dialga è un altro dei miei leggendari preferiti. Poi c'è anche Giratina, che è un altro dei miei leggendari preferiti. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Però Dialga, il problema è che già l'ho fatta la mongolfiera perla, però io comunque devo grindare e devo tornare nei dungeon vecchi. Infatti Latios l'ho preso nella mongolfiera, mi sembra Zaffiro o Rubino, non mi ricordo. Quindi chissà, chissà che andando indietro un giorno io possa trovare Dialga. Anche Palkia, anche Palkia mi piace tanto. Diciamo che mi interessano tutti tranne Groudon e Kyogre, ecco, mettiamola su questo piano. Vabbè, anche Reshiram e Zekrom non mi interessano più di tanto. Cioè, quelli che mi interessano di più sono Dialga, Palkia o Lugia, che sono veramente, cioè, troppo belli, troppo, troppo, troppo. E Giratina, ricordiamoci di Giratina. Se prendo Mewtwo, ho vinto automaticamente, perché Mewtwo credo sia troppo OP. Ah, comunque, volevo chiedervi un favore, intanto che battiamo Quagsire, non ci sta dando troppo fastidio. Voi che siete più avanti. Ah, mi ha confuso! Scappa! Velocità abbassata, che bello, questa la perdiamo, dai. Intanto, volevo chiedervi un favore, voi che siete più avanti di me, potete dirmi nei commenti quali mongolfiere ci sono dopo quella di Reshiram e Zekrom? Io so che ci sono. Quella di Xerneas, quella di Veltal, quella di Mewtwo. Quella di Giratina, quella di Arceus, quella di Kyurem, quella di Gyrexy e dovrebbero essere finite? Non lo so, nel caso ne ho saltata qualcuna, voi ascoltate quelle che vi ho detto, se ne ho saltata qualcuna ditemelo nei commenti. Perché io so che ci sono queste altre 7 mongolfiere. Sperando che non ce ne siano altre, perché sennò questo let's play non lo finiremo mai. E sì, abbiamo reclutato un bel po' di Pokémon, tanti tanti, che bello. Comunque, siamo arrivati alla fine anche di questa parte, direi che ci possiamo fermare qui. Mettetemi un bel pollice in su a questo video per il ritorno di questo Let's Play. Io vi chiedo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo ad una prossima parte, non troppo tardi, spero. Bye bye!